Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, dopo aver cantato per diversi anni nel coro delle voci bianche del teatro alla Scala di Milano, e aver collaborato in diversi spot pubblicitari, firma nel 2007 un contratto discografico con l'etichetta Sugar Music, pubblicando l'anno successivo il suo primo album, da cui fu estratto il singolo Feeling Better. Ha partecipato 5 volte al Festival di Sanremo, la prima volta nella sezione Giovani nel 2009, conquistando il secondo posto grazie al brano Come Foglie, poi nel 2010, vincendo il premio della critica Mia Martini e il premio della sala stampa radio e TV nella categoria Artisti con la canzone Ricomincio da qui. Malika Ayanalutto racconta la perdita di Sconquasso, un simpatico animale da compagnia che ha lasciato sola Marmitta, l'altro gatto dell'artista. Ieri Sconquasso ci ha lasciato e siamo distrutti, scrive sui social parlando del suo cuore spezzato e pensando a Marmitta che da questo momento in poi vivrà in solitaria. 3 anni di simbiosi e ora la scomparsa del fidato compagno d'avventura del quale dovrà necessariamente fare a meno per il resto della sua esistenza. Non sarà facile, e non lo sarà neanche per Malika. Ho il cuore spezzato al pensiero di Marmitta che ha perso così improvvisamente il compagno d'avventura dopo 3 anni di simbiosi, continua la cantante. Malika Ayanalutto ne approfitta per ricordare ai fan l'importanza di condividere momenti importanti con le persone che si ama, trascorrendo le feste con i propri cari e con i propri affetti. Auguro a tutti di passare queste feste stringendo forte chi si ama, stringere proprio letteralmente, anzi, stritolare, il suo augurio alla vigilia di un Natale particolare che dovrà fare i conti con le regole anti-Covid-19.